I dati sulle violenze nei confronti delle donne sono allarmanti, ma a rendere il quadro ancora più preoccupante è il sommerso, i tantissimi casi che restano confinati tra le mura di casa. Spesso le vittime non parlano, per paura o per tenere unita la famiglia. Di questo si è parlato durante un incontro organizzato a Isernia dalla FIDAPA. Le donne sono molto restie, infatti mi sembra che soltanto l'8% della donna denuncia il proprio aggressore. E la donna è un po' restia perché cerca di contenere il tutto nelle mura domestiche, non chiede aiuto perché penso che la persona che subisce violenza pensa di meritare questa violenza. Per quanto riguarda i dati del Molise possiamo dire che non c'è da allarmarsi, anche se io ritengo, ed è una mia sensazione ma molto forte, che ci sia molta omertà, soprattutto se guardiamo l'aspetto della violenza nell'ambito delle mura domestiche. Io credo che ancora bisogna lavorare molto a livello di sensibilizzazione. Negli ultimi anni il legislatore ha fatto importanti passi in avanti, ma c'è ancora molto da fare. L'ultima, la 38 del 2009, pone l'attenzione più sul momento e sulla lesione psicologica più che su quella fisica, che poi è prioritaria in effetti perché la donna si trova isolata, chiusa in questo malessere e difficilmente trova la forza per uscire da questo tipo di isolamento. Sicuramente la legge funziona, è perfettibile, però quello che noi ci auguriamo è soprattutto che le donne o comunque le persone più deboli riescano man mano a comprendere la difficoltà in cui si trovano. Molte volte è proprio questo il problema. Anche la prefettura, grazie a un'intesa con la questura, è impegnata su questo fronte, offrendo assistenza e aiuto alle vittime e ai loro familiari. Ci sono dei casi, ci sono dei centri in cui queste persone vengono protette e sistemate, vengono seguite, abbiamo avuto anche dei casi particolari ed è per noi una grande soddisfazione arrivare a dei risultati, l'inserimento sociale, la protezione dei minori, fare del bene a queste persone.